Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Expeditions Viking. Partiamo subito in quarta e andiamo a Perth per occuparci delle ultime cose riguardo ai Pitti. Allora, Slave, Frekettil, Nefi, adesso dovremo salutare Morkant per sempre. Perché se ci schieriamo con lui, ci schieriamo con i Pitti, Aife resta con noi, ma Morkant se ne andrà via per sempre. Ma abbiamo temporeggiato il più possibile. Questo giro almeno non abbiamo perso metà del gioco per essere stati disattenti ed esserci schierati subito. Allora, cosa dobbiamo fare? Porta the ticket. Parla con Grain. Dov'è Grain? Qua. Poi noi siamo vichinghi, gli altri c'è un po'. Non mi è piaciuto tanto come ci hanno trattato quelli della Northumbria, per cui. Mentre invece i Pitti sono stati molto più gentili e generosi. Per cui andrei davvero qua con loro. Qualcosa. Salvatore di matrimoni. Ho deciso di. Schierarmi con voi contro la Northumbria. Non c'è ancora nessuna guerra. Ma se tu sei nel mucchio, penso che ce ne sarà una molto presto. C'è questo posto molto grazioso chiamato Dumfries, appena a nord del vecchio muro. Ha cambiato di mani molte volte, durante gli anni. Alcuni anni fa hanno deciso che. Erano stupidi essere sottomessi a qualcuno, quindi hanno organizzato, sono organizzati sotto un tizio chiamato Aiblin e hanno dichiarato indipendenza. Ora, non so di Osred o Aethered o di quella gente, ma per me sarebbe giusto se fossimo in circostanze normali. Ma Dumfries sta nei nostri bordi e la Northumbria ha mandato un truppa là. Quindi abbiamo mandato anche noi un tot di guerrieri. Quindi, per farla breve, i nostri tizi sono accampati là e i tizi di Northumbria sono accampati là. E Aiblin insiste che lei e i suoi uccideranno chiunque provi a reclamare la sua città. Chi controllava quella città quando ha dichiarato indipendenza? Importa? Quelle persone sono Pitti o Angli? Se fosse così facile, sono davvero un po' mescolati, mi spiace. Aiblin è un nome Pitta, ma lei è molto. C'ha molto sangue di Northumbria, più che Pitta. Alcuni dei suoi cittadini sono da generazione di Pitti, alcuni sono completamente di Northumbria, e come dicevo, è un casino. Perché questa città è così importante? Solo perché noi la vogliamo e loro la vogliono. E Aiblin è testarda come una capra. È uno dei conflitti più vecchi che abbiamo con la Northumbria, per cui è un buon posto per iniziare a far partire la guerra. Va bene, come possiamo aiutare? Vai a Dumfries e trova il nostro uomo Magnus Mark Certain. Digli che Kaustentin ti ha mandato per rompere lo stallo. Avrà già sentito di te. Certainly. Non usare. Ah, perché lui è Max Certain. Non usare quella barzelletta, l'ha già sentita. Non l'avevo fatto apposta, mi. Scusami, Grain, sul serio, non l'avevo fatto apposta per la barzelletta, mi sembrava una cosa sicura. Allora, incontriamo Max Certain. Quanto dovremmo andarcene lontani, tra l'altro, per. Boh.
Adesso possiamo fare dei cosiddetti per il combattimento, quindi dove è l'uscita? Dove è l'uscita? Qua. Perché là il tizio. Alla fine non abbiamo fatto quello del matrimonio finito nel sangue, però. Va bene, dai. Dov'è lui? Fin qua? Dunfris, ci eravamo mai stati? Forse no. Forse ha dei cairn? Forse ha dei cairn? Avremo fame però prima che arriviamo là. Per cui c'è un cibo medium food, low food, very low food. Andiamo qua in 13 ore e poi. Ah, stiamo già morendo di fame adesso in realtà. Campiamoci qua e poi andiamo giù in un altro giro. Il tempo tra l'altro sta passando molto in fretta, su in alto, ma pian piano si risolve, dai. Allora, spostiamo la camera così almeno una volta tanto vedete qualcosa. Ketil, cosa ci crafti, Ketil? Cosa ci crafti di bello? Fai un elmetto. Un helmet. Che tanto anche se non vedono i tizi, quelli che non lanciano mai, va benissimo uguale. Ah no, questi vanno comunque sempre su hide. Allora ho fatto bene a smantellare l'altro. Vai. E mentre invece Svala. E Svala è quella che tinkera, vero? Sì, ma non tinkera ancora potentissimo. Per cui Svala. Dov'è il tuo tinkering? Tinkering upgrade. E poi lei era anche brava a cacciare. Cos'è che va di secondo? Che ho scritto qua caccia. Ok. E se dovesse combattere, lei ha spada e scudo. Vai con spada, vai con scudo. Boh, non ha più punti. Però, adesso che sei qua, tinkeraci qualcosa. Tinkeraci. Questo era molto comodo. Potrebbe tornare utile. Il Numbing Tincture. Berserk. Tripwire. Quelle sono le trappole. Grispot Antidote. Acid Pit Trap. Ritual Spear. Throwable. Ah. Potremmo fare un po' di robine. Sì, abbiamo solo acqua nell'inventario, per cui facci un paio di questi che ci hanno salvato di brutto. Questo cosa dà invece? Forse glielo fa riattaccare. Cioè, gli recupera il cosino. E fanne tre, dai. Già che sei tornata. 17 meat va male? The fuck, abbiamo fatto cacciato così tanto. Ketil preserva 2. Ma Ketil può essere più bravo a preservare. Allora, Ketil ha un sacco di punti, beh. A lui di arco è top di gamma. Lui doveva essere bravo in tutte quelle robe là. Potenziamogli il preserve, scusate, perché qua c'è qualcosa che gli può servire. Adrenaline. 5% ranged damage reduction. Questo potrebbe servire effettivamente. No. 3% critico per tutti gli attacchi. Sì, allora. E no, dobbiamo dargli un po' di roba qua. Nulla. Non. Più di cheat point. No! Avrei dovuto darglieli. Vabbè. Niente, questi respec qua li facciamo un'altra volta. Lasciamo marcire la carne, chi se ne frega. Qualcuno vuole bere? Sì, ottimo. Così ripigliano un po' di morale. Più che altro lo Slave, che lo mando sempre a combattere, ma è sempre messo male.
Numbing Tincture, che tra l'altro c'era Gunnar, forse che doveva ripigliare, sarà Numbing Tincture perché aveva finito le scorte. Vediamo un attimo. Infatti. Pigliati questo, mentre invece abbiamo fatto un elmetto del focus infinito. Ha un malus sull'accuracy, però accuracy va... Questo non va su accuracy, no? Dovrebbe andare su... Ranged attack. No, infatti, ma lui non fa ranged attack, per cui va benissimo così. Però lo metterei su Gunnar più che altro, se non ha problemi. Perché Gunnar lo mandiamo sempre in faccia a tutti. Questo peggiora. Danno la resistenza ai ranged, ma va bene. Non è grave, qua è abbastanza peggiorativo di tutto, qua è abbastanza peggiorativo di tutto, lui non ce l'ha e questo non dà un malus. Ok, bene, mentre invece tu hai qualcosa da smantellare? Total salvage? Sì, perché abbiamo Mischief è una Dain X, e questa è una Dain X. L'altra sopra è migliore. Sì. Vada così. Ok, adesso possiamo andare giù di qua. Ah, è vero, erano ubriachi, ma tanto adesso li è passato. Aspetta. Un accampamento occupato! Sì! Andiamoci subito! Hanno fame, ma benissimo, tanto ci accampiamo qua. Dovremmo riuscire a tirarle giù, tanto. Mi auguro. E se tutto va bene... Almeno mi ero spostato il faccione. Se tutto va bene, è l'ultimo, e quindi ci dà l'achievement. Speriamo. Speriamo. Perché non so quanti altri potremmo avere ignoti. Ah, ma è occupato dai lupi? Ma fichissimo! Cioè, più o meno. Allora... Katie, riesce a fare un doppio, magari? No, tra poco... Vai su questo. Non sembra neanche più lui ora che c'ha l'elmetto in testa. Dove sono gli altri? Scusatemi però di Lupin, sono qua. A 5 solo ne rimangono, vabbè, allora dai, non è un problema. Contro 5 rupi non dovremmo avere troppe le ultime prove forti. Tanta ranta. Slave, lo mandiamo qua. Roskva resta un attimo qua nelle retrovie magari. Quello è là dietro. 2, 3, 4. Ok, sono tutti troppo lontani. Non ho capito se si è attivata una trappola o cosa, ho sentito un rumore. Ma mi sembra un livello fatto diverso questo. Si è preso la trappola in faccia, sì. Allora. Brava Nefia. No, Roscoe che c'entri. Ah, tiragli anche il sassolino magari, così si spaventa un po'. No, non ha preso l'Harried. È su Steam invece. E infatti, va che roba. Andato, grandissimo. Allora, Roskva, fai che curarmi Gunnar, che adesso si fa una corsetta Gunnar. Ne restano solo più due. Allora sono scesi giù come niente. Ah, Gunnar. Fatti una corsetta qua.
Io vado avanti qua con Max. E Slayer si mette qua. Coso non ha visibilità su nessuno, mi sa. Ketil. E invece sì. Vai. Data. Top. Splendido. Era l'ultimo? Mi sa di no, perché non è apparso nulla. Allora, Ketil, fai un altro elmetto. Cioè che hai imparato come si fanno. Helmet. Vadi. E invece Svala, non so se abbiamo bisogno di qualcosa. Vediamo un attimo le cosine che abbiamo. Name, allora. Ok, un paio di vigor potremmo tenerceli. E magari un paio di antidoti, che non si sa mai. Un paio di vigor e un paio di antidoti. Meat cos'è che fa? Più forza. Queste sono barricate. E anche barricate potrebbero servirci, eh? O tripwire. Crispot antidote. Questo è contro il veleno. Questo fa scivolare. Allora, un antidoto, sì. Un vigor. E facciamo un altro antidoto anche, magari. L'acido com'è che è? Vabbè. Nefi è ancora available shift perché non abbiamo più carne, mi sa. Invece sì. No, non così tanto, però. Dobbiamo andare qualcun altro a cacciare? No. Non credo. Nefia non sa cacciare, mi sa. No. Fai scout, non si sa mai. Ok. Vediamo l'elmo che ci ha creato com'è che è. Lo daremo forse ad Aslafer. Oh, abbiamo finito Homestead Papiero. Ottimo. In Prosperity siamo a 105. Molto bueno. E perché qua non possiamo. Non abbiamo legno. Cavolo, come vengo a scoprire male le cose? Non abbiamo più legno, l'abbiamo usato per fare la roba. Eh sì. Vediamo se recuperiamo un po' di. Una barricata, va bene. E un hide armor, vabbè. Cavolo, cavolo. Una brutta fregatura. La hide armor possiamo anche smantellarla, che non è questa granché di roba. Mentre invece il ticket, questo dovrebbe essere uguale. Ha un ranged reduction e questa mental resistance, va bene. Vai con questo. Ma questo è migliore per lui? No, non così tanto. Vediamo magari a lei che non ha nulla in testa. Va bene, abbiamo un sacco di torce di acqua, ma non ci servono. Vabbè, ci penseremo. Ci penseremo. Andiamo qua. Perché qui non c'è. Non c'è altro, mi sa, eh. Che non ci fosse un accampamento. Vedrò. Vedremo. Non è più well rested.
Ma tra l'altro noi arriviamo a 20 minuti adesso, per cui nulla, mi sa che addio. Io vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi per caso non l'avete già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Expeditions Viking. Ciao a tutti e buona giornata.